Ok ragazzi, nuovo video. Oggi vedremo come dovrebbe allenarsi un atleta natural. Allora, qual è l'idea di base? Che tutte le metodologie che sono state proposte nella storia sono metodologie che comunque sono nate in un contesto doped, di atleti che utilizzavano dei farmaci. Quindi l'idea che sorge spontanea è: ok, ma io che non utilizzo farmaci, che sono natural, posso utilizzare tutti questi concetti, questi metodi, oppure nel mio caso sono totalmente inefficaci? Ecco, cerchiamo di far chiarezza sull'argomento. Allora, partiamo da un misunderstanding di base. L'idea che emerge è che tutto quel che viene prima del 2000, del 2010, ossia prima che bene o male prendesse piede tutto il movimento natural, soprattutto a livello agonistico, è da doped. Cioè, nel senso, prima il bodybuilding era esclusivamente per dopati. Questo non è prettamente vero, perché sì, per carità, c'era l'utilizzo del doping, e sì, per carità, le metodologie che sono state proposte sono state elaborate da soggetti che utilizzavano i farmaci, ma il motivo per cui un Gironda, un Heavy Duty hanno avuto successo è semplicemente perché sono state sì proposte ad atleti che utilizzavano dei farmaci, ma anche ad amatori, a persone comuni. Viceversa, adesso è vero che il bodybuilding è meno ghettizzato, è più per la massa. Ma è anche vero che con i modelli che abbiamo di riferimento, di Instagram, i fisici e soprattutto la facilità di divulgazione, l'utilizzo dei farmaci è molto molto più comune. Quindi diciamo che in termini percentuali non è vero che il bodybuilding prima era quasi al 100% sport per doped, ma diciamo che per quanto si sia espanso, ci siano molti più frequentatori, amatori eccetera, le percentuali sono bene o male sempre le stesse. Quindi detto questo, passiamo al video. Allora, andiamo per step. Innanzitutto, che cos'è che caratterizza il miglioramento nel bodybuilding? Ora, ne ho già parlato nel video riguardo alla programmazione dell'allenamento, e si tratta semplicemente di un miglioramento della performance, miglioramento sulle quattro variabili, ossia miglioro sul volume, la mia capacità di gestire un numero di serie allenanti, miglioro sull'intensità di carico, quindi banalmente la forza, sulla densità, ossia sulla capacità di recupero tra le serie, sull'intensità percepita, la capacità di esprimere effort, e tutti questi miglioramenti, andando poi ad attivare anche le tre meccanismi di adattamento ipertrofico, vanno a riflettere proprio su un adattamento del corpo in termini ipertrofici, quindi cresco di più. E questo è, in poche parole, il come nel bodybuilding l'allenamento ci porta a diventare più grossi, a creare ipertrofia. Ok, molto bene. Logicamente, che cosa succede? Che un atleta, nel momento in cui inizia a utilizzare farmaci, da un lato avrà un miglioramento della performance molto più veloce, ossia riesce a gestire molte più serie di allenamento, riesce a caricare di più, esprime più forza, a recuperare meno tra le serie allenanti e ovviamente a esprimere molto più effort, a spremersi di più in allenamento. Ma d'altro canto ci sarà anche una questione abbastanza diretta, ossia un atleta che utilizza farmaci, proprio perché sono farmaci anabolici, vivrà in un contesto totalmente anabolico, ossia il suo corpo sarà in una bolla di anabolismo puro. Ok, molto bene, vien da sé che nel caso di un atleta che non utilizza questi farmaci, l'unica arma che abbiamo a disposizione è proprio questo miglioramento della performance, che sì, certo sarà più lento, però è veramente l'unica cosa che possiamo fare. Quindi da questo punto di vista capiamo bene che la chiave per migliorare in un contesto natural è quella proprio di dedicarsi anima e corpo all'allenamento, di migliorare la performance e di lavorare sulle quattro variabili. Ok, molto bene, da questa panoramica che cosa potrebbe emergere? Che l'atleta che utilizza farmaci se ne frega del miglioramento e delle logiche di progressione, perché tanto comunque crescerà, e quindi tutti i concetti, tutti i metodi che sono poi la storia del bodybuilding sono inutili, perché sono stati creati da tecnici che utilizzavano dei farmaci. Ecco, questo non è prettamente vero, perché da un lato sì, è vero, abbiamo questo stato di anabolismo se utilizziamo i farmaci, però dall'altro tutta la logica di progressione dell'allenamento ci permette di dare un quid pluris, e capite bene che nel momento in cui voglio massimizzare la mia crescita muscolare, allora logicamente ogni finezza è buona, quindi voglio dare una logica di progressione. Quindi se andiamo a vedere in effetti che cos'è il Gironda se non un'impostazione, un metodo di allenamento che ci porta a un miglioramento sulla densità di allenamento. Che cos'è l'Heavy Duty se non un metodo per migliorare l'intensità percepita? O un volume training che, per quanto embrionale potesse essere, alla fine dei conti è un metodo per migliorare sul volume di allenamento, ossia la nostra capacità di gestire serie di allenamento. Ecco, quando io vado a parlare delle quattro variabili del volume, dell'intensità percepita, eccetera, io non mi sto inventando veramente niente di nuovo, semplicemente cerco di razionalizzare quello che si è sempre fatto nella storia. Quindi da questo punto di vista la domanda se un natural può utilizzare tutti questi schemi di allenamento, la risposta è sì, assolutamente. Non dobbiamo dare un punto di rottura alla storia del bodybuilding, ma sfruttarla al massimo per poter crescere e dare delle logiche concrete di programmazione d'allenamento. Ok, allora quindi
dove sta la differenza tra un atleta che utilizza dei farmaci e un atleta invece natural? Insomma, si alleneranno nella stessa maniera? Possiamo trattarli allo stesso modo? Ecco, sicuramente no. Un primo punto è che la differenza la vedrete in palestra, perché, ok, magari vado ad attuare un mesociclo sul volume, un mesociclo sulla forza, o un mesociclo sulla densità, o quel che vi pare, ecco, un atleta natural ovviamente avrà dei margini di crescita e di miglioramento molto molto più bassi, aumenterà di qualche chilo sulla panca se avanzato, mentre un atleta che utilizza dei farmaci avrà dei miglioramenti molto molto più rapidi e verosimilmente passerà molto più tempo prima che debba scaricare. Se un atleta natural magari impiega 6, 8, 10 settimane, ecco, un atleta che utilizza farmaci magari arriva a 12, a 20 settimane anche prima di dover scaricare, proprio perché è supportato. Quindi una prima differenza non possiamo far altro che vederla da spettatori in palestra. E questo ci porta a un'altra differenza, ossia il fatto che a maggior ragione il natural dovrebbe essere maniacale non tanto sulla gestione delle logiche di programmazione, quanto piuttosto sull'instaurare una giusta intimità con l'allenamento. Insomma, un soggetto che utilizza dei farmaci comunque ha in qualche modo un paracadute: se cede col volume, se cede con l'intensità, se non scarica quando dovrebbe, comunque non crea troppi danni. Certo, ha delle ripercussioni, non ottimizza il tutto, però non ci sono troppi danni cui far fronte. Mentre viceversa, un atleta natural, ecco, là si creano dei seri problemi: il rischio dell'overtraining, soprattutto se lavoriamo sul filo dell'overreaching, come piace poi fare a noi, è molto molto vicino. Quindi quello che dovrebbe fare l'atleta natural è mettere da parte tutte le misurazioni, le logiche che ci vengono imposte su carta, e cercare di instaurare una giusta intimità con l'allenamento, ossia rendersi conto di quanto sta attivando il distretto, di quanto si sta spremendo, di quanto ancora ne ha, e soprattutto rendersi conto quando sta facendo veramente troppo. Anche se magari su carta non dovrebbe scaricare, dovrebbe continuare, però se si sente la necessità di scaricare, allora dovrebbe avere la giusta intimità e la giusta intelligenza per farlo. Quindi in conclusione, qual è il punto di base? Che se noi partiamo dal presupposto che il natural non può utilizzare determinati protocolli, non può fare qualcosa semplicemente perché è stata proposta da un tecnico nella storia che utilizzava dei farmaci o lavorava con atleti che ne utilizzavano, allora veramente il natural non potrà. Perché se ce ne convinciamo, allora sicuramente non andremo lontano. Ma quello che dobbiamo fare è cercare in qualche modo di osare, cercare di sfruttare tutto quello che ci è stato, tra virgolette, tramandato, e tutti gli insegnamenti, le logiche che ci sono derivate dalla storia del bodybuilding, e sfruttarle al meglio. Perché non possiamo avere la presunzione che nel giro di 5 anni ricerche scientifiche o atleti, magari natural, che sono rimasti confinati in un settore per partito preso, possano rivoluzionare quello che è il bodybuilding, possano rivoluzionare quello che è uno sport. No, così non è. Come in tutti gli sport c'è l'utilizzo dei farmaci, c'è sempre stato, però per questo non vuol dire che tutte le logiche che si sono utilizzate e che hanno sempre funzionato, di nuovo sia su atleti che utilizzavano farmaci sia su atleti natural, debbano essere abbandonate di botto. E soprattutto un natural non dovrebbe avere paura di spremersi. Questo discorso dell'effort, dell'intensità percepita, non deve essere relegato soltanto a atleti che utilizzano farmaci. Questo perché magari osando un po' di più, cercando di dare quel qualcosa che magari avevamo anche paura di dare, ci accorgiamo di ridurre questo gap che ci separa da un atleta Ancient, e ci accorgiamo che otteniamo ancora più risultati, proprio perché miglioriamo in termini di performance. Quindi non abbiate paura, ed anzi quello che vi riporta anche la mia esperienza è che la capacità di generare effort, come anche la forza o come la capacità di sopportare volume, ha una componente genetica molto molto forte, il che vuol dire che magari ci sono atleti che utilizzano farmaci ma non riescono comunque a spremersi tanto, e atleti che da natural naturalmente riescono a sostenere delle intensità e dello sforzo veramente molto molto elevato. Quindi da questo punto di vista non abbiate timore. E niente ragazzi, questo è tutto. Io vi invito a commentare qua sotto su questo argomento, che può essere anche abbastanza insidioso e spinoso. L'unica cosa che vi chiedo è di non fare flames privi di senso, come a morte doped, dopatoni in merda, roba del genere, ma veramente di commentare con logica. Se avete un know-how logicamente molto più avanzato del mio da un punto di vista dell'utilizzo dei farmaci, vi prego di commentare per dare degli spunti nuovi, ovviamente senza entrare in dettaglio nell'argomento. E detto questo, niente, io vi invito al prossimo video. Vi rimando al prossimo video. Vi rimando.